Voltri, Chico Ragni vede sfumare al 95esimo. 97esimo. Ah, 97esimo, mi corregge. Una vittoria che sembrava acquisita. E vorrei tornare indietro, riavvolgere il film della partita e fatto i complimenti per i cambi che hai fatto, coraggiosi, perché togliere Cardillo e Bianco dalla Volterese non è facile, però hai tolto due persone che non hanno nella velocità la loro peculiarità, ma sei riuscito a poi li hai sostituiti con gente invece che punta direttamente la porta, che gioca faccia alla porta e in velocità, e in 10 ovviamente hai fatto benissimo. Tanto ti ringrazio, no? Penso che abbiamo fatto una buona partita. Chiaro che quando rimani in 10 dopo un quarto d'ora contro una squadra forte, perché comunque nonostante le assenze io ho visto un'ottima squadra, e a volte vedi, certe volte uno pensa che manca quello, manca quell'altro, invece poi i ragazzi che li sostituiscono magari vogliono mettersi in mostra. E abbiamo avuto delle... Mister Pisani li avrebbe voluti, eh? E abbiamo... lo so. Abbiamo avuto un po' di difficoltà. È chiaro che rimanendo in 10 non potevamo più palleggiare, ma dovevamo per forza andare, se volevamo provarlo a vincere, perché poi se ci fossimo difesi ne avremmo presi 4-4. Invece volevamo provare a fare gol, e secondo me abbiamo fatto anche, non si è vista l'inferiorità numerica. Entra con Zamana. No, anzi, avete giocato meglio. Con Zamana nel 2002 abbiamo cercato di andare a puntare direttamente prima la porta e siamo riusciti ad andare in vantaggio. Peccato, poi al 96esimo, dai Marco, così va meglio per tutte e due. abbiamo preso gol, una buona punizione, potevamo stare un po' più attenti sia nel fallo, se c'era, che nella posizione, però direi che il risultato è l'arbitro giusto. Che avevate è un arbitro che di categorie superiori, però c'è stato qualche mugugno. Ma guarda, allora io non ne parlo mai degli arbitri e ho perso, non ti voglio punti. Mettere in no, difficoltà, no, ma io ti dico la verità, guarda, non ne parlo mai. Ho perso dei punti per strada su gol di 6 metri in fuorigioco, 5 metri in fuorigioco, e sono stato zitto, perché comunque siamo la terzultima categoria del calcio. Se siamo noi terzultimi come allenatori e come giocatori, possono essere terzultimi anche gli arbitri. La cosa che mi ha dato fastidio è che comunque in una partita tra prima e seconda io finisco in 9, avrò due giocatori squalificati, e loro comunque in una partita maschia, perché tu l'hai vista la partita maschia, dove comunque c'è stato a fine primo tempo un intervento di uno di loro su Bianco, che era appena stato ammonito perché gli aveva dato uno schiaffo, una manata, quello che sia, non so se l'ha fatta apposta o non l'ha fatta apposta, neanche se è ripartito lui gli è entrato subito male. Secondo me quello è un fallo da rosso, mio parere. Poi ti ripeto, non me ne frega niente di rimanere in 10, rimanere in 9, non protesto mai. Se parlo della partita, penso che il pareggio sia meritato, è una bella partita maschia, dove la Voltrese, quando non è riuscita a giocare a calcio, ha fatto un altro tipo di interpretazione, l'ha giocata sull'orgoglio, sulla forza, sul coraggio, e questa è una cosa che mi fa ben sperare. Sono molto contento, ringrazio i miei ragazzi, abbiamo fatto un'ottima partita. Perfetto, grazie Chico. Prego.